Allora, campionati assoluti italiani 2016, assoluti e master, siamo qui appunto con due nostri atleti di lunghissimo corso che ci racconteranno qualcosa della loro vita nella danza sportiva, nel meraviglioso mondo della danza sportiva. Francesca Berardi, Giacomo Lucchese si presentano. Ci raccontate per esempio nello scorso anno quanti titoli e quali titoli avete guadagnato? Io ne so qualcosa. Vai, Fra. Allora, nel 2014 siamo diventati campioni del mondo di Classic Show Dance ad Ostrava il 4 ottobre. Memorabile, memorabile, io me lo ricordo perché fu una delle prime cose importanti, insomma, che successero nella federazione dal punto di vista, ecco, della classe PD. E ti ricordi qualcosa di quel momento? Ci puoi raccontare di Ostrava? È stata un'emozione grandissima. La coreografia qual era? La Ce la coreografia era i puoi? Vagabondi. Una Bellissima. coreografia del coreografo Tom Gretten, olandese, un maestro olandese. Contro chi vi siete scontrati in Con tantissime quell'occasione? nazioni, c'era il gioco tra noi e una coppia austriaca che poi l'anno dopo ha vinto. È stata un'emozione grandissima anche perché l'atmosfera era un'atmosfera ricca di energia. Il pubblico era tantissimo con noi perché il soggetto che abbiamo portato era un soggetto comunque molto sentito Sì. e quindi niente, Emozionato, molto emozionante, emozionato. sì. Senti, Giacomo, ti ricordi che subito dopo poi vi ho chiamato e siete andati a una trasmissione televisiva per far conoscere la danza sportiva in Italia, perché poi no, c'è questa sorta di pregiudizio, no, sulla danza sportiva, come se fosse una via di mezzo tra un'arte e uno spettacolo, ma non è ben concepita come sport a tutti gli effetti, uno sport che richiede quante ore di allenamento ogni giorno, Giacomo? Beh, noi ci alleniamo da 3-4 ore al giorno, ogni giorno, per 6 volte alla settimana, quindi è abbastanza impegnativo. Poi ovviamente facciamo anche stage, tante cose. C'è Però come hai detto tu, l'alimentazione. sì, l'alimentazione è importantissima, direi che è la base di tutto. Poi come hai detto tu, ci avete dato anche questa grande opportunità di far conoscere anche a livello televisivo il ballo, perché sappiamo che è poco conosciuto. Ovviamente è conosciuto tra noi Certo, ballerini, chiaro. ovviamente ci sono tantissimi numeri. E questo siamo contentissimi, però dall'altra parte invece la gente ancora, come hai detto tu, ha questo un po' Un po' un pregiudizio anche a pregiudizio. livello. Sì, forse è ancora poco conosciuta e noi ci impegniamo proprio per far Quindi è stato conoscere un la danza piacere questo e sportiva. far. Allora, parlateci invece adesso di questa nuova opportunità ai campionati assoluti. Siete pronti? Tra poco Sì, siamo. entrate sul parterre. Che ve ne pare di questa edizione finora? Io direi fantastica, impeccabile in tutto, penso che l'atmosfera che si respira il campionato italiano, penso ogni anno sia una delle, anche come al campionato del mondo, è stata quasi paragonabile a quella, c'è proprio un'atmosfera bellissima, adesso anche penso con l'orchestra come l'anno scorso Sì, sarà una avete cosa notato veramente che bella. l'orchestra Sì, è in primo ancora piano, più sì, sisticamente vicino, avanzata, quindi sì, insomma, un'idea ottima, anche grazie. perché per noi ballerini l'orchestra è È d'impatto e d'impatto. dà ancora più energia, quindi un ringraziamento ovviamente al presidente Christian Zamblera che ogni anno ci stupisce sempre di più Ne e fa sarà sempre felice, un ne ottimo sarà felice. lavoro. Noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, non so Crepi, come si dice crepi. in realtà, per Ma scaramanzia tra di ce n'è di voi tanti sì, buona negli fortuna, penso sia spogliatoi. quella più. Buona Ok, fortuna. perfetto. Allora buona fortuna a Francesca e Grazie mille. Giacomo e ci vediamo Grazie. presto sul Ciao a vostro tutti. canale YouTube della danza sportiva. Arrivederci a tutti.